trovato grazie ai tabulati telefonici e al casco da motociclista usato al momento dell'omicidio in manette 32enne nel Crotonese, accusato di aver ucciso un uomo durante un litigio in un bar di Ciro. Lui 92 e lei 82 anni, la coppia del Vibonese a cui due persone con il volto coperto da passamontagna hanno sottratto 3.000 euro, 78enne rapinato in casa nel centro storico di Cosenza. I due parlamentari di Forza Italia presentano un'interrogazione al ministro dell'Interno su presunte irregolarità presenti in alcune liste dichiarate ammesse dalla commissione elettorale per la competizione del 5 giugno. La replica di Mancini: è tutto in regola. Fincalabra attraverso Calabria Innova offre alle imprese la possibilità di competere sul piano delle idee innovative, coinvolte anche le università. Dopo le proteste degli ultimi mesi, la regione viene incontro agli studenti del Nautico di Pizzo, presto autobus e treni per consentire agli stessi di raggiungere l'istituto scolastico. Ben ritrovati dalla redazione del TG Ten, la cronaca in primo piano. È stato tradito dal cellulare e dal casco che avrebbe indossato al momento dell'omicidio. Cataldo De Luca, 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri, sarebbe lui l'autore del delitto avvenuto al termine di un litigio in un bar di Ciro. I particolari nel servizio. Dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di Ciro Marina, Luca Cataldo, 32 anni, accusato dell'omicidio di Nicodemo Aloe, avvenuto il 24 maggio del 2015. Secondo gli inquirenti, il fatto di sangue sarebbe scaturito da una lite avvenuta in un bar di Ciro. Già nell'immediatezza, la prima cosa che l'arma riesce a fare è quella di individuare una videocamera di sorveglianza che riprende una persona a bordo di uno scooter molto particolare, ha un dettaglio fondamentale che a noi serve, ha queste luci blu. Queste luci blu poi ci serviranno perché tramite la ricerca di altre videocamere di sorveglianza individueremo lo stesso scooter, che ovviamente è rubato, passare vicino alla casa della persona che poi è stata attinta dalla misura. Il presunto assassino sarebbe stato tradito dalle tracce di polvere da sparo ritrovate poi sul casco e sullo scooter usati al momento dell'omicidio. L'assassinio sarebbe avvenuto al culmine di una serie di litigi. In particolare, l'episodio che avrebbe portato all'omicidio risale al 2014, ancora un anno prima, quando De Luca sarebbe stato aggredito a bastonate da Aloe, che voleva vendicare l'aggressione subita dal figlio il giorno prima. Una vendetta immediata il giorno successivo da parte del padre, la vittima del reato, nei confronti del De Luca, la persona che noi arrestiamo. Una immediata appunto vendetta con un bastone che viene poi a sua volta rivendicata a distanza di un anno con 5 colpi di pistola calibro 45. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 32enne poche ore prima del delitto avrebbe effettuato una serie di sopralluoghi a bordo di uno scooter rubato per poi giungere davanti al garage dove viveva la vittima, che si era separata dalla moglie. Giunto sul posto avrebbe attirato l'attenzione di Aloe e una volta che questi è uscito dal garage gli avrebbe sparato 8 colpi di pistola, 5 dei quali andati a segno, colpendolo mortalmente e poi fuggendo a Bologna. Ancora per la cronaca c'è una notizia che vediamo insieme sulle agenzie di stampa, arriva da Bisignano nel Cosentino, persone non identificate nella frazione Soverano di Bisignano hanno abbattuto diversi pali telefonici danneggiando i cavi in fibra ottica di elevata potenzialità trasmissiva. A darne notizia è la TIM. L'episodio, è detto in un comunicato dell'azienda, ha causato ripercussioni sui servizi di telefonia fissa e mobile sulla trasmissione dati della zona. La TIM ha avviato le azioni per presentare denuncia a querela alle autorità competenti. I tecnici della società sono intervenuti immediatamente e al momento stanno lavorando sul posto per il ripristino del servizio. L'intervento si presenta particolarmente complesso e il ripristino dei collegamenti è previsto nella tarda serata. TIM, detto ancora nel comunicato, desidera precisare di non avere alcuna responsabilità in merito all'accaduto, ma di essere anch'essa parte lesa e di aver avviato un'azione per l'accertamento
accertamento delle responsabilità e la conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti. Ora le nostre brevi di cronaca. Due persone con passamontagna hanno compiuto una rapina a Dinami nel Vibonese ai danni di una coppia di anziani coniugi dopo essersi introdotti nella loro abitazione. Le vittime hanno 92 anni l'uomo e 82 la donna. I rapinatori hanno seguito una nipote della coppia, si sono introdotti all'interno dell'abitazione quando lui ha aperto la porta e si sono impossessati di 3.000 euro custoditi in un cassetto, allontanandosi poi a bordo di un'automobile. Sulla rapina avviate indagini dei carabinieri della compagnia di Serra San Bruno. Beni per 200.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Locri ad un presunto esponente dell'andrangheta di Ardore, condannato in primo grado a 14 anni di reclusione. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dai giudici della sezione misure di prevenzione, che ha accolto la richiesta della DDA di Reggio Calabria. Sarebbe una vera e propria tratta di minorenni all'origine dell'arresto di tre immigrati, rispettivamente di nazionalità egiziana, tunisina ed eritrea, avvenuto a Reggio Calabria da parte della Polizia di Stato. I tre sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di aver organizzato il trasporto di 9 minorenni eritrei non accompagnati, allontanatisi arbitrariamente da un centro di primo soccorso di Reggio utilizzato in occasione degli sbarchi. Quattro cittadini romeni sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza perché trovati in possesso di 610 litri di carburante rubati a Taranto. I finanzieri di Montegiordano hanno fermato due automobili sulla statale 106 nei pressi di Roseto e hanno trovato i contenitori con il carburante rubato. I quattro romeni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Castrovillari per il reato di ricettazione. È un anziano di 78 anni che abita nel centro storico di Cosenza, è stato la notte scorsa aggredito e malmenato da sconosciuti che sono penetrati nella sua abitazione. L'anziano, che vive da solo in una casa fatiscente, ha dichiarato alla polizia che alla fine del pestaggio gli sono stati rubati circa 800 euro e 4 orologi che aveva in casa. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118, ma non versa in gravi condizioni. Sul caso ha avviato indagini la squadra mobile di Cosenza. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con una notizia che vediamo insieme sulle agenzie. Arriva da Corigliano Calabro: persone non identificate la notte scorsa, utilizzando presumibilmente un carro attrezzi, hanno sradicato il bancomat di una filiale della banca Montepaschi di Corigliano Calabro, impossessandosi del denaro che vi era contenuto. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stata una pattuglia dei carabinieri. Dei responsabili dell'azione criminale nessuna traccia. Al momento non si conosce la somma esatta di denaro contenuta nel bancomat e gli impiegati stanno verificando tutti i prelievi effettuati. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Da quanto si è appreso, nessuno degli abitanti della zona dove si trova la filiale dell'istituto bancario si sarebbe accorto di nulla. Cambiamo argomento: la politica, campagna elettorale infuocata a Cosenza. I parlamentari Iole Santelli e Roberto Occhiuto hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Angelino Alfano su presunte irregolarità presenti in alcune liste ammesse dalla commissione elettorale. La replica di Mancini: è tutto regolare. I particolari nel servizio di Marisa Pallico. Le amministrative di Cosenza continuano a riservare sorprese, colpi di scena, polemiche non solo sul fronte puramente politico ma anche e soprattutto formale per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature. Dopo l'esclusione della lista Cosenza Popolare degli Alfaniani a sostegno di Enzo Paolini e di Ettaruzzo Ebdò con candidato a sindaco Vincenzo Iaconianni Il Guro, i cui ricorsi al TAR sono stati entrambi rigettati anche se l'NCD ha adito al Consiglio di Stato, ecco che a profilare ulteriori presunte illegittimità arriva l'interrogazione presentata al ministro dell'Interno Alfano, firmatari i deputati di Forza Italia Iole Santelli e Roberto Occhiuto, in cui si evidenziano anomalie in alcune liste a sostegno del candidato del centro-sinistra traino PD Carlo Guccione. Cosa denunciano e chiedono i due esponenti azzurri? Un'attenta verifica sulla lista Oltre i colori, ispirata da Giacomo Mancini, vicino alle posizioni di Verdini, i cui fogli di sottoscrizione
lesione sarebbero stati fotocopiati e l'autentica sarebbe avvenuta su una fotocopia e non sugli originali. Poi ancora, una lista sarebbe stata presentata dopo i termini, un'altra, sempre di ispirazione verdiniana, promossa dal consigliere regionale Ennio Morrone, sarebbe priva del luogo dell'autentica. Nel mirino anche i 5 Stelle, secondo i parlamentari azzurri l'autentica è antecedente di un mese rispetto alla presentazione. Insomma, una serie di anomalie che devono essere, secondo Santelli e Occhiuto, verificate, atteso che le spiegazioni ricevute dalla commissione elettorale non sono apparse esaustive. Ma non solo, il Viminale dovrebbe anche accertare se la commissione abbia segnalato in procura le presunte irregolarità. I due hanno presentato inoltre istanza con il medesimo contenuto alla prefettura di Cosenza. Immediata la replica di Giacomo Mancini e Luca Morrone. Le liste per Cosenza oltre i colori e prima Cosenza, affermano in una nota congiunta, sono in regola e rispettano tutti i requisiti previsti dalla legge. A certificarlo, aggiungono, è stata la commissione elettorale del comune di Cosenza, organo terzo e imparziale, che ha svolto un lavoro di verifica serio e minuzioso. Si rassegnano i parlamentari Santelli e Occhiuto, che ormai sono mossi dalla disperazione. Una campagna elettorale con ancora tanti nodi procedurali e formali da sciogliere. Il prossimo 5 giugno si voterà anche a Scalea, comune dell'Alto Tirreno Cosentino, di oltre 10.000 abitanti, 6 candidati per il ruolo di primo cittadino che vi presenteremo attraverso delle brevi interviste. Oggi vi proponiamo le prime due a Renato Bruno, candidato del Movimento 5 Stelle, e Achille Sandutenuta, candidato sostenuto dalla lista Pensiamo a Scalea. Vediamo. Il 5 giugno si vota nel comune di Scalea, il centro dell'Alto Tirreno Cosentino torna alla politica dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. 6 i candidati a sindaco che conosceremo attraverso delle brevi interviste di presentazione. Cominciamo da Renato Bruno, candidato del Movimento 5 Stelle. L'impegno da parte della lista del Movimento 5 Stelle è quello di restituire la felicità a questo paese, di restituire la dignità anche a questo paese. Si sente nell'aria una voglia di cambiamento da parte dei cittadini. I cittadini sentono la necessità di mettersi alle spalle Plinius e tutto quello che è stato fino ad oggi, il commissariamento, una città che è rimasta quasi abbandonata. Il Movimento 5 Stelle si è prefissato come obiettivo di risanare questo comune e ridare, ripeto ancora una volta, la felicità a tutti i cittadini. Lavoreremo con i cittadini e cercheremo di soddisfare quelle che sono le loro richieste. Achille Sandutenuta è il candidato sostenuto dalla lista Pensiamo a Scalea. L'obiettivo nostro è quello di dare a Scalea un governo con la massima urgenza possibile, ormai siamo arrivati il 5 giugno, il 5 giugno si vota. Pensiamo a Scalea, dopo aver lavorato per 2 anni e mezzo facendo incontri con la gente, con gli esperti, ha elaborato un programma che pensiamo sia il programma giusto per far ripartire Scalea, farla ripartire prima di tutto in ordine alla sua economia, perché è con il rilancio dell'economia che potremmo avere le risorse per sistemare Scalea, sistemarla tutta dal mare ai monti. Partiremo dal turismo balneare perché è la fonte primaria della nostra economia. E il ministro dell'Interno Alfano ha fatto sapere che proporrà al governo di votare anche il lunedì proprio per in vista delle amministrative. Vedremo che cosa deciderà l'esecutivo nazionale. Cambiamo argomento e grazie a StarCup, le imprese calabresi hanno avuto l'occasione di confrontarsi con il mercato nazionale e internazionale. Vediamo. Trasformare un'idea di business in una realtà imprenditoriale di successo è questo uno degli obiettivi della Startup Calabria, la Business Plan Competition promossa da Università della Calabria, Università Magna Grecia, Università Mediterranea e Fincalabra attraverso Calabria Innova. L'ottava edizione è stata illustrata a Catanzaro. L'iniziativa prevede la selezione di idee innovative di impresa proposte da studenti, laureati, ricercatori, docenti e neo-imprenditori calabresi. Un progetto fortemente innovativo che la regione intende sostenere e che alla fine del percorso a luglio vedrà la selezione di tre migliori progetti. È necessario investire nella innovazione, sostenere le imprese innovative. Questo progetto, il progetto StarCup, appunto muove in questa direzione. Nella programmazione comunitaria 2014-2020 abbiamo destinato risorse
circa 40 milioni di euro per sostenere le imprese innovative. Fino al 26 maggio sarà possibile iscriversi alla competizione, quest'anno una grande novità, la settimana di mentorship che si terrà presso l'Università Mediterranea e che vedrà la partecipazione dell'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino. Un percorso questo interessante che si inserisce comunque in un quadro più ampio di interventi che la Regione sta facendo per promuovere l'intero sistema innovativo. Abbiamo presentato il POR qualche settimana fa, c'è già delle misure che proprio vanno in questa direzione, perché noi abbiamo già avviato il bando che finanzia i servizi qualificati per le imprese. Quello è un primo bando che va nella direzione del rafforzamento del potenziale della capacità innovativa delle imprese. Buone notizie per gli studenti meritevoli dell'Università della Calabria che hanno inoltrato la domanda per ottenere borse di studio. Grazie agli incentivi regionali cresce la percentuale degli aventi diritto, si passa dal 38,10% al 53,47%. Tradotto in numeri si tratta di 676 studenti in più. Vediamo. Studiare costa, lo sanno le famiglie, ne sono coscienti gli studenti, tanti che presentano domanda per ottenere la borsa di studio all'Università della Calabria. I fondi risicati degli Atenei non sempre consentono di dare risposte adeguate, nonostante l'impegno profuso dai ragazzi. Oggi c'è una inversione di tendenza e nell'Ateneo di Rende per il 2016 più studenti, esattamente 676, hanno potuto ottenere il beneficio economico. Che cosa è successo? È intervenuta la Regione Calabria. L'unica, in una nota, spiega che al 29 aprile 2016, data di emissione del decreto di scorrimento delle graduatorie, gli idonei alla borsa di studio erano 4.401, di cui 1.677 beneficiari di borsa, con una percentuale di copertura del 38%. L'iniezione di nuove risorse regionali per 1.200.000 euro, cui l'Università ha aggiunto circa 200.000 euro di proprie economie, ha consentito ad altri studenti di passare dallo status di idoneo non beneficiario di borsa a quello di idoneo beneficiario, godendo appieno del diritto costituzionale per studenti meritevoli con difficoltà economiche. La percentuale di copertura supera dunque la soglia del 50% degli aventi diritto, portandosi esattamente al 53,47%. Un dato incoraggiante, sottolinea il prorettore Luigino Filice, che ci permette di compiere un passo significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia la copertura totale delle borse di studio per gli aventi diritto. L'università e le istituzioni del territorio dovrebbero fare sinergia per garantire ai giovani meritevoli di completare il percorso di studi. Per anni il campus ha rappresentato il riscatto di questa terra, in quanto capace di fornire strumenti di democrazia che ha consentito di far funzionare quell'ascensore sociale oggi bloccato. Dopo le proteste degli ultimi mesi, siamo a Vibo, la Regione viene incontro agli studenti del Nautico di Pizzo, presto autobus e treni per consentire agli stessi di raggiungere l'istituto scolastico. Vediamo. Sono solo due gli istituti nautici in Calabria, Pizzo e Crotone. Questo significa che qui arrivano studenti da quasi tutta la Calabria. Malgrado ciò, il sistema trasporti, vera piaga calabrese, non ha ancora programmato la possibilità che si possa arrivare a scuola agevolmente. Eppure, non sarebbe così complicato predisporre un percorso di autobus che prevede una fermata nei pressi della scuola. Di più, quasi di fronte all'istituto c'è una stazione ferroviaria, quella di Prangi, al momento non più utilizzata. Il preside del Nautico ha convocato un incontro portando a Pizzo il vicepresidente della regione e soprattutto l'assessore regionale ai trasporti, che si è dimostrato disponibile a valutare la questione. È un tema molto sentito dai nostri ragazzi, anche perché il 60% è pendolare e quindi è costretto tutti i giorni in maniera sistemica a prendere o il treno o l'autobus. E quindi noi che cosa vogliamo fare con questo convegno? Avvicinare l'istituzione alle problematiche della scuola. In particolare i nostri ragazzi arrivano da tutta la Calabria e quindi organizzare meglio, ottimizzare
il trasporto su gomma, il trasporto ferrato è una cosa utile. Io mi auguro che riusciamo finalmente ad attivare la stazione di via Riviera Planci o quantomeno di ottimizzare il trasporto su gomma, collegare meglio la stazione di Vibo Pizzo, collegare all'interno della città con qualche navetta i trasporti da un punto della città di Pizzo ad un altro. Presenteremo la possibilità di avere servizi meglio organizzati per quanto riguarda il servizio scolastico. Oggi i servizi su gomma e servizi su ferro non si parlano, nel futuro questo avverrà. In particolare con il cosiddetto combinato modale. Nelle stazioni principali, in particolare la stazione di Vibo Pizzo, è prevista la possibilità di avere come collegamento finale di ultimo miglio una navetta che consentirà i collegamenti con tutti i luoghi, in particolare una fermata davanti questa scuola. Siamo alla pagina degli appuntamenti, arriva anche a Cosenza, dalla mia vita alla vostra, la mostra proposta da Comunione e Liberazione in occasione del 10° anniversario della morte di Don Luigi Giussani. L'esposizione ripercorre attraverso scritti, parole e immagini il cuore del messaggio del sacerdote Brianzolo che nei primi anni 50 ha affascinato migliaia di giovani con una proposta di fede dando vita a un movimento ecclesiale oggi presente in 90 paesi. La mostra sarà visitabile fino a domenica 15 maggio presso la chiesa di San Domenico a Cosenza. 14 pannelli esposti che testimonieranno al visitatore l'originalità del metodo con cui Don Giussani ha proposto la fede. Sarà inoltre proiettato un video sulla vita del sacerdote. Ed è stata inaugurata nella sala museale della cittadella regionale a Catanzaro la mostra La Calabria com'era, dedicata alla fotografia e ai fotografi tra 800 e 900, curata da Antonio Panzarella, che resterà aperta fino al 10 luglio prossimo. Anna Franchino. Calabria rivive negli scatti in bianco e nero tra gli oggetti di un secolo fa, come le prime macchine fotografiche che immortalavano donne in abiti dell'epoca o paesaggi mozzafiato. 160 grandi stampe che fino al 10 luglio si potranno ammirare nella sala museale della cittadella regionale a Catanzaro. L'esposizione, a cura di Antonio Panzarella, intitolata La Calabria com'era, comprende le fotografie dell'archivio storico del Banco di Napoli e della Fondazione Archivio Storico Fotografico della Calabria, e in più oggetti e macchine fotografiche d'epoca, unitamente ad alcuni pregiati fondali provenienti da uno storico studio fotografico calabrese e a documenti conservati nell'archivio dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione. Sarà possibile ammirare la Calabria di ieri, narrata da maestri dell'arte fotografica che faranno rivivere con le loro suggestive immagini aspetti umani, economici e culturali di una regione affascinante e particolare. Chi viene qui poi si ricorda di avere a casa una fotografia. E allora c'è questa corsa alla ricerca del proprio passato. Allora, come diceva anche Cesare Pitto, il grande nostro amico che ci segue da sempre, antropologo, noi dobbiamo riguardarci, riguardare nelle fotografie, possiamo ritrovarci, ma ritrovare anche tutto quello che è il passato, il presente, ma anche il nostro futuro. Un percorso di strategia culturale, un viaggio nel passato, una proiezione vintage ricca di fascino nella quotidianità della nostra terra. La mostra nasce con una finalità, quella di offrire al mondo contemporaneo e ai nostri giovani le immagini del tenace lavoro dei contadini, degli operai durante la costruzione di strade e ponti, di donne fiere in costumi, ricchi di ricami dorati, la timidezza di giovani coppie, insomma, lotte quotidiane, sentimenti e valori di una Calabria che in un secolo di storia è cambiata radicalmente. Ogni foto poi ti racconta una storia, mille storie, tante storie. E quindi c'è questo tuffo che uno può fare nel passato. Diceva bene Carlo Levi, diciamo, il futuro ha un cuore antico. Ecco, questo cuore antico si può, ecco, sentire le pulsazioni vive, vere, qui in questa mostra.
E da Catanzaro a Reggio Calabria, dove si è conclusa la settimana dedicata alla festa dell'Europa, si è discusso di politiche europee riguardanti i flussi migratori di cui la città dello Stretto è interessata quasi quotidianamente. Vediamo. Si conclude la settimana dedicata alla festa dell'Europa a Reggio Calabria. Dopo la cerimonia di apertura dello scorso 9 maggio, oggi si è svolta la conferenza internazionale dal titolo Politiche europee di migrazione, un approccio strategico tra la solidarietà e la partecipazione. Un senso aumentato, quello della discussione dei temi di immigrazione, solidarietà e di partecipazione. A fare gli onori di casa e a rimarcare l'importanza di Reggio nei flussi migratori che interessano tutto il vecchio continente c'era anche Giuseppe Marino, assessore comunale alle politiche comunitarie. Oggi concludiamo una 3 giorni europea, la festa dell'Europa, che abbiamo voluto dedicare ad un tema centrale dell'agenda europea, cioè l'immigrazione. Questo per far arrivare un messaggio chiaro all'Europa e al Paese, all'Italia. Reggio Calabria sta svolgendo un ruolo straordinario sulle politiche di immigrazione. Lo sta svolgendo grazie al contributo delle forze dell'ordine, dei volontari, della protezione civile, del Comune di Reggio Calabria. E lo sta facendo affrontando un'emergenza. In questi 18 mesi di amministrazione noi abbiamo avviato una nuova programmazione. Ci ha visto presentare progetti e richieste di finanziamento su tutti i bandi pubblicati dall'Unione Europea e dal Ministero degli Interni. Ci fermiamo, è davvero tutto. Grazie per averci seguito, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.